mondo nostro e mondo altro. Siamo abituati a valutare un fenomeno considerando il posto che noi stessi occupiamo in questo momento, con una prospettiva che di solito esclude un mondo al di fuori, una realtà diversa, percepita come sfumata, posta dietro le quinte, a carattere indefinito. Ed è con la stessa inclinazione che si è valutato fino adesso cause e fattori che contribuiscono all'antimicrobico resistenza, dimenticandoci di una fetta di popolazione posta ai margini per questo motivo, quando però i numeri ci dimostrano che non è così. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di rifugiati e di migranti a livello globale è cresciuto in modo significativo fin dall'inizio degli anni 2000, rappresentando nel 2020 quasi il 4% della popolazione mondiale, con un numero stimato di 281 milioni di persone. Ecco, queste popolazioni internazionali risultano essere particolarmente vulnerabili al fenomeno dell'antimicrobico resistenza. Lo scenario è quello di popolazioni in movimento, che intraprendono un percorso migratorio dal paese di origine, che può essere spesso luogo di conflitto armato, verso paesi di transito o d'ospitanti, in cui il sovraffollamento, la scarsa igiene, le strutture sanitarie assenti o danneggiate, la mancanza di accesso all'acqua potabile, l'indisponibilità e la carenza di farmaci sono condizioni costanti e favorenti l'emergenza e la trasmissione delle malattie infettive. Quindi qual è la prevalenza in tale categoria di popolazione dei soggetti portatori di batteri multiresistenti o dei soggetti infetti? Quali le patologie più a rischio e quali i batteri resistenti più frequenti? Ecco, l'articolo di Alessandro Bartoloni ci fornisce una risposta a tali domande, citando recenti studi ed analisi fatte in Europa, che evidenziano appunto la vulnerabilità di questa categoria di popolazione internazionale, rendendo dunque necessario garantire un'adeguata assistenza sanitaria con programmi di prevenzione, controllo delle infezioni, interventi di sorveglianza dell'antimicrobico resistenza.